Iniziare la seduta, ci sarà un brevissimo giro di tavolo da parte della stampa, telegraficamente. Io nel frattempo ricordo pro forma le consuete informazioni relative alle interrogazioni a risposta immediata in commissione, che si svolgono ai sensi dell'articolo 135 ter del regolamento su questioni di competenza del Ministero della Giustizia. La pubblicità dei lavori, come sempre, è assicurata tramite la trasmissione sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo i tempi, sempre ai sensi dell'articolo 135, il presentatore avrà facoltà di illustrare le proposte per un minuto, risponde il rappresentante del governo per non più di 3 minuti e l'interrogante o chi per esso può replicare per altri 2 minuti. Dovremmo essere abbastanza fiscali sulle tempistiche, considerato che alle 15 dobbiamo essere in aula e quindi dobbiamo svolgere tutte le interrogazioni. Quindi invito i colleghi a prendere preventivamente le misure sulla durata del proprio intervento. Passiamo quindi all'esame delle interrogazioni, a partire dalla prima, per la quale do la parola all'onorevole Gallo, ad oggetto iniziative volte allo scorrimento delle graduatorie per le procedure concorsuali espletate per l'assunzione di cancellieri esperti. Prego, onorevole Gallo. Grazie Presidente. Onorevole Sottosegretario, con questa interrogazione faccio appello alla sua sensibilità politica, oltre che all'autorevolezza istituzionale, affinché si dia una risposta che sia qualcosa di più di una speranza alle centinaia e centinaia di candidati risultati idonei all'ultimo concorso di cancelliere esperto, così come a quello di direttore di cancelleria. Graduatorie che stanno per scadere, mentre gli organici attendono di essere rafforzati con l'immissione di nuovo personale. In sintesi, ci sono le gravi carenze di organico, ci sono le risorse finanziarie, perché lo abbiamo verificato, e ci sono anche i candidati pronti e risultati idonei all'ultimo concorso pronti ad essere assunti già domani. Quindi la domanda è molto, molto semplice: perché non si procede allo scorrimento delle graduatorie? Quindi l'invito, ecco, a non trincerarsi dietro le solite motivazioni burocratiche. Sappiamo che il Ministero della Giustizia ha fatto quanto era nel suo potere, ma potrebbe dare l'ultima spinta ai competenti uffici della funzione pubblica, e quindi chiediamo una risposta molto semplice: se c'è questa volontà o non c'è, sì o no. Grazie. Grazie onorevole Gallo. La parola al sottosegretario Ostellari, che ringrazio ovviamente per la presenza. Allora, Presidente, grazie. Io ovviamente mi riporterò per gran parte alle relazioni che state già stampando e che poi saranno quindi messe in distribuzione. Vado e cerco di andare direttamente sul punto. Quindi, per quanto concerne la questione che forma l'oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, pare opportuno rammentare che in seguito alla pubblicazione del bando di concorso su base distrettuale per titoli ed esame orale per il reclutamento di complessivi 2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di carattere di cancelliere esperto da inquadrare nell'area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, amministrazione giudiziaria, ad eccezione ovviamente della Regione Valle d'Aosta, dopo l'espletamento delle prove di esame, sono state pubblicate le graduatorie definitive con la relativa indicazione delle modalità per la scelta della sede da parte dei vincitori. Conseguentemente sono state messe nel possesso delle loro funzioni 2.382 unità di personale, al netto delle rinunce espresse e delle mancate prese di possesso. In seguito all'approvazione del PCM 22 luglio 22 con l'avviso 11 novembre 22, si è proceduto allo scorrimento di ulteriori 319 unità nelle graduatorie capienti nei diversi distretti interessati. Dei 319 posti messi a disposizione da questa amministrazione, 304 unità hanno proceduto alla scelta delle sedi disponibili, prendendo possesso in data 10 gennaio 2023. Infine, in relazione alla prevista assunzione di ulteriori 367 idonei dalla graduatoria di cancelliere esperto, si rileva che tali dati sono stati presentati nella tabella riepilogativa delle posizioni da assumere per il triennio
22-24 ed è stata trasmessa in data 12 gennaio 2023 dal competente Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie Sottosegretario, la parola all'Onorevole Gallo. Sì, userò meno dei due minuti a mia disposizione per dire che colgo favorevolmente questo ulteriore passaggio del 12 gennaio scorso che mi sembra, diciamo, esprimere una volontà di andare avanti. Mi permetto di ricordare che questa graduatoria scade ad aprile e qualche mese prima scadrà quella del direttore di cancelleria di cui non ho parlato per evidenti motivi anche formali, potendo porre una sola interrogazione, e che scade addirittura a febbraio. Quindi voglio dire, prendo atto che le speranze riposte da questi cittadini che ci seguono anche via web in questo momento nel governo, non nella mia modesta persona, fino ad ora sono ben riposte, ma mi auguro di non dover tornare per la terza o quarta volta sull'argomento. Grazie per l'attenzione. Grazie onorevole Gallo, passiamo alla successiva interrogazione. Do la parola all'onorevole Costa per la propria interrogazione relativa a provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Prego. Grazie Presidente. L'interrogazione verte sul fatto che ogni anno, entro il 31 gennaio, in base alla legge, il Governo debba rendere al Parlamento una relazione sul tema della custodia cautelare, delle misure cautelari e della custodia cautelare. Faccia e formalizzi un quadro d'insieme relativamente all'anno precedente, perché oggi ovviamente il tema della custodia cautelare, degli abusi e diciamo anche delle interpretazioni estensive è sotto gli occhi di tutti. Un altro profilo molto importante presente in questa relazione che dovrebbe arrivare al Parlamento è quello sulla riparazione per ingiusta detenzione. Noi abbiamo 30.000 casi di riparazione di ingiusta detenzione dal 1992 ad oggi. Ogni anno si dice che si debba intervenire sul tema per affrontare, anche per riavvolgere il nastro e cercare di avviare delle azioni di responsabilità dove ci siano delle responsabilità, ma questo non avviene mai. Cosa chiedo al Governo? Chiedo in anticipazione rispetto a questa relazione che ci fornisca un quadro di quante riparazioni per ingiusta detenzione sono state disposte nel 2022, ben sapendo che diciamo non sarà un numero esaustivo, perché il 77% delle domande viene rigettato, ma non significa che non siano persone arrestate ingiustamente, semplicemente non hanno i requisiti previsti dalla legge. Grazie. Grazie, la parola al sottosegretario Ostellari. Anche qui grazie, mi riporto alla relazione e andiamo subito al punto. Naturalmente per quanto concerne la relazione da dare e ciò da parte del Ministero della Giustizia verrà data e quindi l'impegno è ovviamente assoluto nel rispetto sostanziale e non solo formale del dettato normativo, quindi la relazione è in fase di approfondimento e sarà chiusa a breve. Sono stati comunque raccolti i dati relativi all'applicazione delle misure cautelari presso gli uffici giudiziari, si sta provvedendo alla loro elaborazione e si è in attesa di ricevere i dati completi relativi ai provvedimenti con cui viene riconosciuto o meno il risarcimento per ingiusta detenzione, oltre all'elaborazione dei dati relativi all'ammontare degli indennizi da parte del Ministero dell'Economia e Finanze e quelli relativi ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati da parte dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia. Ci ho precisato, quanto ai dati, ovviamente si segnala che sono ancora grezzi e non elaborati, appunto perché dobbiamo attendere la definitiva relazione. E ciò ci dicono che l'esborso complessivo nel periodo si tratta di euro 9.951.067,84 per 8 casi di errore giudiziario ed euro 27.378.089,33 per numero 539 casi di ingiuste detenzioni. Sul resto, con riferimento al numero di azioni disciplinari avviate nell'ultimo quinquennio, non risultano ad oggi avviate sanzioni disciplinari per ingiusta detenzione ex articolo 314, al di fuori quindi dei casi di ritardata scarcerazione in seguito alla scadenza dei termini di custodia cautelare. Grazie sottosegretario, do la parola all'onorevole Costa. Grazie, ringrazio sottosegretario, mi rendo conto che i dati siano ancora in fase di lavorazione. Però c'è un dato che emerge molto chiaramente.
nel 2022 abbiamo avuto una spesa di circa 10 milioni di euro per 8 casi di errore giudiziario e oltre 27 milioni di euro per 539 casi di ingiusta detenzione. Leggo l'ultimo capoverso della risposta. Con riferimento al numero delle azioni disciplinari avviate nell'ultimo quinquennio, quindi negli ultimi 5 anni, non risultano ad oggi avviate azioni disciplinari per ingiusta detenzione ex articolo 314 codice di procedura penale, al di fuori dei casi di ritardata scarcerazione. Allora, queste due cifre, questi due elementi devono, secondo me, avere una rivisitazione. Da un lato abbiamo 539 persone che sono state risarcite con 27 milioni di euro, dall'altra abbiamo non soltanto nessuno che paga per questi errori, ma nessuna azione disciplinare avviata. Significa che c'è una scelta chiara del Ministero della Giustizia, e non mi riferisco ovviamente a questo governo perché si parla degli ultimi 5 anni, di non far pagare nessuno, di non riavvolgere il nastro. È possibile che non ci sia neanche un'azione disciplinare? Io lo dico a questa Commissione, facciamo una normetta in modo tale che consenta al Ministero di fare una consenta a quei magistrati fuori ruolo che stanno al Ministero di fare un'analisi anche sui loro colleghi. Lo dico, mi spiace dirlo, ma secondo me una delle ragioni risiede proprio in questo. Grazie onorevole Costa, passiamo alla successiva interrogazione. Do la parola all'onorevole Calderone, ad oggetto iniziativa normativa in materia di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Prego. Sì, grazie Presidente. Acquisire una prova in violazione di legge la rende inutilizzabile. Purtroppo nel nostro ordinamento processuale penale, anzi dico meglio nel quotidiano giudiziario, si differenzia la posizione del cittadino imputato in un giudizio abbreviato rispetto al cittadino imputato nel giudizio ordinario. Nel senso cioè che le prove acquisite in violazione di legge nel giudizio abbreviato per una creativa giurisprudenza sono ritenute utilizzabili. Non è accettabile che una prova acquisita in violazione di legge possa essere utilizzata nei confronti di un cittadino. Quindi la nostra interrogazione è volta a conoscere se il governo ha intenzione di intervenire sull'articolo 191 estendendo, dovrebbe essere pacifico ma purtroppo non lo è più stato, la inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di legge anche nei riti speciali, in particolar modo nel giudizio abbreviato, anche perché l'effetto deflattivo che si vuole raggiungere non si raggiunge, perché tanti cittadini imputati non optano per l'abbreviato perché devono subire magari una condanna per una interpretazione contrarreo della norma. Grazie. Onorevole Calderone, la parola al sottosegretario Ostellari. Sì, onorevole, allora per quanto riguarda questa risposta, quindi mi riporto alla relazione scritta e alla risposta scritta, e preciso che su fronte di eventuali interventi di modifica dell'attuale disciplina normativa, oltre alla proposta di legge L 729 recante modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale in materia di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, avanzata da lei stesso, in data 20 dicembre 2022, ma non risulterebbe ancora assegnata ad alcuna commissione, le potenziali iniziative di matrice governativa saranno oggetto di vaglio in sede di predisposizione di un pacchetto giustizia di prossima presentazione. Grazie. Una risposta che mi soddisfa, perché è necessario tenere conto di queste e di altre criticità che purtroppo negli ultimi anni hanno determinato una violazione dei diritti del cittadino imputato. Grazie signor sottosegretario. Grazie collega, passiamo alla successiva interrogazione. A prima firma dell'onorevole Varchi. Se ben ricordo, la parola va data all'onorevole Palombi, ad oggetto iniziative per la negoziazione e attuazione di accordi bilaterali relativi al trattamento delle persone condannate. Prego, onorevole Palombi.
Grazie Presidente. Onorevole Sottosegretario, l'interrogazione verte sulla gravità della situazione carceraria che deve trovare un punto di equilibrio fra il sovraffollamento e la certezza della pena, dell'esecuzione della pena. Tra le soluzioni al problema del sovraffollamento, oltre all'auspicata riforma riguardo la carcerazione preventiva, salta agli occhi un dato che è quello che vede il numero di cittadini stranieri detenuti superiore al 30% della popolazione carceraria. A questo va aggiunto un ulteriore dato che, visto il costo oggi sopportato dalle casse dello Stato di 137 euro giornaliere per ogni detenuto, con una semplice moltiplicazione costa ai contribuenti circa 1 miliardo l'anno. Inoltre, il sovraffollamento, oltre a contrastare con la dignità del condannato, non aiuta nemmeno la funzione rieducativa della pena e soprattutto può essere foriera di alimentare le politiche jihadiste di catechizzazione di nuovi terroristi. Quindi chiediamo quali sono le politiche che il Ministro ha intenzione di porre in essere per dare impulso a accordi bilaterali per estradizione e trasferimento di persone già condannate. Grazie, la parola al Sottosegretario Stellari. Allora, lei troverà nella risposta una dettagliata e ampia ricostruzione anche di tutte le vicende che sono state richiamate e indicate anche nella sua interrogazione. Quindi mi riporto totalmente alla nostra risposta e va ricordato comunque che il Ministero della Giustizia sta fortemente intensificando le negoziazioni di accordi bilaterali con i paesi che presentano una nutrita popolazione carceraria in Italia, in particolare Tunisia, Cina, Algeria tra i tanti, e di concerto quindi con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sta lavorando per implementare l'iter necessario all'entrata in vigore di accordi già conclusi a livello tecnico, tra i quali vanno senz'altro menzionati quelli con diversi paesi africani, Gambia, Guinea, Mali, Niger, Senegal, Libia, Kenya. È allo studio l'opportunità di trasfondere negli accordi bilaterali con paesi extra Unione Europea i meccanismi di semplificazione previsti dalla decisione quadro a livello europeo, con particolare riferimento alla esclusione della necessità del consenso del condannato per il trasferimento. Grazie Sottosegretario, do la parola all'onorevole Pellicini per la replica. Sì, ringrazio il Sottosegretario per questa risposta. Sì, prego. Ringrazio il Sottosegretario per questa risposta che ci soddisfa. Tra l'altro la percentuale in Italia dei detenuti stranieri è del 32%, dell'11% più alta di quella a livello europeo, quindi ci sono carceri che hanno il 32% di popolazione straniera, ma carceri, mi riferisco ad esempio a quello della mia provincia, che è quella di Varese, nel carcere di Busto Arsizio abbiamo oltre il 50% di detenuti stranieri. Questo è davvero un problema per la qualità della vita di tutti i detenuti, di quelli italiani ma anche di quelli stranieri, e quindi abbiamo il dovere di continuare a perseguire la politica degli accordi per riportare i detenuti a scontare la pena negli stati d'appartenenza. Leggo dalla relazione che il Marocco ad esempio non ha sottoscritto questo trattato, è un problema con i detenuti di quella nazione che sono nelle carceri italiane. Di conseguenza dobbiamo andare avanti e quindi bene fa il governo per seguire questa politica. Grazie onorevole Pellicini, passiamo alla successiva interrogazione, do la parola all'onorevole Morrone per l'interrogazione relativa a sedi alternative per gli uffici giudiziari attualmente presenti nel Palazzo Ranuzzi Baciocchi di Bologna. Prego. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Il Palazzo Ranuzzi Baciocchi è sede sia della Corte d'Appello che della Procura Generale che dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e deve essere urgentemente messo in sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli impianti elettrici e antincendio. I lavori devono iniziare entro maggio 2023 per finire a gennaio 2026, ciò per non perdere i 3 milioni di euro stanziati nel PNRR. Stessa situazione per il Tribunale dei Minorenni, che è unico poi in tutta l'Emilia Romagna, che ha il medesimo problema, perché gli uffici giudiziari del Pratello dovranno essere liberati entro il 1 giugno 2023.
per lavori di ristrutturazione la cui fine è prevista a settembre 2025. Quindi in ambedue i casi sembra che non sia stata individuata una sede alternativa, mentre i tempi stringono. È impensabile rischiare la paralisi degli uffici giudiziari, serve quindi una soluzione immediata e chiediamo che se siano state previste appunto soluzioni adeguate. Grazie. Grazie onorevole Morroni, la parola al sottosegretario Stellari. Ovviamente questo Ministero si è trovato a dover diciamo, trattare anche questo argomento e lo stiamo facendo e ovviamente da un punto di vista della reperibilità di uffici giudiziari si sta cercando di agevolare la ricerca. È prevista la possibilità di offrire non solo immobili di notevole metratura indicata, mi riporto quindi alla relazione, ma anche una pluralità di edifici di minore ampiezza e ciascuno dei quali da collocare eventualmente in una o più sezioni. Il termine per la presentazione di queste offerte è stato fissato il 14 febbraio 2023. Si è chiesto ovviamente anche agli enti pubblici operanti nella regione Emilia, Emilia-Romagna, e quindi cioè la stessa amministrazione regionale, il Demanio, la città metropolitana, il comune di Bologna, l'INAI, l'INPS, la Banca d'Italia, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, l'ENAC, eccetera, eccetera, di comunicare la eventuale disponibilità di una o più unità immobiliari site in Bologna, con ovviamente una superficie che sia capace di rispondere alle esigenze. Anche in questo caso è stata inserita la possibilità di offrire edifici di minore superficie, perché almeno pari a 850 metri quadri. Anche per i predetti enti il termine per la risposta è stato fissato al 14 febbraio 2023. Il Presidente della Corte d'Appello è in stretto contatto con le strutture, quindi con le istituzioni, anche con il Comune di Bologna ovviamente e con la Regione Emilia-Romagna al fine di verificare la possibilità di trovare una soluzione al problema. E il 2 febbraio è stato organizzato un incontro a cui parteciperanno i vertici degli uffici giudiziari bolognesi, il sindaco, il vice ministro e il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie. Grazie sottosegretario, la parola all'onorevole Morrone per la replica. Grazie sottosegretario, penso, mi sembra di comprendere dalla risposta che dopo leggerò nelle virgole, che comunque sia una situazione pregressa, cioè che questo governo eredita sostanzialmente. Ascoltando quelli che sono i tempi, mi sembra che i tempi siano molto stretti. Io mi auguro che la soluzione non vada poi a detrimento di quelli che sono i tempi della giustizia e poi a discapito dei cittadini. E naturalmente chiedo dove è possibile di essere informato e di verificare effettivamente quell'accordo di cui mi sembra di capire o intraprendere che ci fosse con la Regione, se effettivamente è la Regione che ha fatto un passo indietro lasciando la palla nelle mani al Ministero o altro, e se eventualmente la Regione potesse fare un passo indietro comunque al fine di trovare una soluzione sia quindi per l'accordo d'appello che per la Procura Generale, che per degli avvocati, che naturalmente per il Tribunale per i minorenni, che ricordo è unico in tutta l'Emilia Romagna, quindi di importanza strategica. Siamo benissimo dell'appuntamento del 2 febbraio con il Vice Ministro e quindi l'interessamento, però ecco, poi andremo ad analizzare eventualmente chi ha eventuali responsabilità, perché l'argomento mi sembra delicato e sono fondi del PNRR che non possono in alcun modo essere persi, e dall'altra parte non si può perdere quello che è un servizio strategico, nevralgico come quello della giustizia per i cittadini. Grazie. Grazie onorevole Morrone. Passiamo alla successiva interrogazione a firma dell'onorevole Dori, ad oggetto iniziativa a tutela della salute di Alfredo Cospito, sottoposto a regime di detenzione di cui all'articolo 41 bis, attualmente in sciopero della fame. La parola all'onorevole Dori. Sì, grazie Presidente. Stamattina in conferenza stampa il Ministro Nordio, con riferimento al caso Cospito, ha dichiarato che sulla revoca del 41 bis prima deve attendere i pareri delle autorità giudiziarie. Peccato però che nel comunicato stampa di Palazzo Chigi di ieri sera si leggeva che il Ministro della Giustizia ritiene di non revocare il regime di cui l'articolo 41 bis, anticipando quindi la sua decisione. E questo sarebbe un bel problema, perché il Ministro potrebbe aver già deciso di non revocare ancor prima
di avere questi pareri. Questa sarà quindi anche l'occasione per avere chiarimenti da parte del Ministero rispetto a quella che a tutti gli effetti sembra un'incongruenza. Inoltre, sottosegretario, glielo dico con pacatezza, come saprà, stamattina in aula un esponente di maggioranza, con riferimento al caso Cospito, ha affermato gravemente: voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. Poco fa, per fortuna, è arrivata una nota del ministro Nordio che prende le distanze dal collega Donzelli, a dimostrazione delle spaccature nella maggioranza. Visitare un detenuto al 41 bis, a maggior motivo se in fin di vita, rientra nelle prerogative parlamentari, e dirsi a favore della revoca del 41 bis a Cospito rappresenta una posizione giuridica, politica, di pietas umana, e non significa stare da una parte o dall'altra nella lotta alla mafia o al terrorismo. Creare spaccature su questi temi significa indebolire l'antimafia. Grazie. La parola al sottosegretario Ostellari. Grazie. Prego. Sì. Allora, io rispetto le idee di chi non la pensa come me. Rispondo con pacatezza e dico che quanto da lei osservato in relazione a quanto lei ha sentito stamattina dalle parole del Ministro, il Ministro ha detto che ritiene di non revocare, quindi immagino che lei si riferisca al comunicato di ieri. Si intende non procedere alla revoca allo Stato. Quindi in questo momento, in questa fase, diciamo così, quindi è molto, a mio avviso, chiara la situazione. Mi riporto anche qui integralmente alla relazione, ma cerco di andare comunque anche a ripercorrere un minimo il percorso, insomma, che ci vede un po' tutti coinvolti. Alfredo Cospito, quindi sino al 30 gennaio 2023, quindi ieri, ristretto presso la casa circondariale di Sassari, è sottoposto a regime detentivo speciale quell'articolo 41 bis, applicato nei suoi confronti con un decreto del precedente ministro della giustizia. La data è del 4 maggio 2022. La durata di 4 anni, emesso all'esito di un previsto iter procedimentale su proposta dell'autorità giudiziaria e solo dopo aver acquisito i necessari pareri stilati dalle autorità giudiziarie e di polizia preposte. Dal 21 ottobre 22 il detenuto, quindi come sappiamo tutti, è sottoposto a grande sorveglianza precauzionale, poiché a far data dal giorno precedente ha intrapreso questo sciopero della fame per protesta contro l'ergastolo ostativo e per l'abolizione del regime, a cui è sottoposto e attraverso il decreto ovviamente applicativo, e ha proposto quindi una serie di iniziative giudiziarie. Sul punto il Tribunale di sorveglianza di Roma in data 19-12-22 ha sciolto la risolva assunta il precedente 1 dicembre, depositando articolata ordinanza decisoria a mezzo della quale ha evidenziato come il provvedimento ministeriale appare essere immune da qualsivoglia censura, quindi come le limitazioni imposte appaiono conformi a legge e idonee al risultato perseguito. Ha rigettato il reclamo proposto. Tale provvedimento risulta sottoposto a ricorso per Cassazione e l'udienza, come sapete, è fissata il 7 marzo prossimo 21. Quanto alla decisione in ordine alla successiva istanza di revoca, anticipata e avanzata dal difensore del signor Cospito, si sta procedendo con la massima attenzione e con la necessaria istruttoria che richiede non solo l'aggiornamento dello stato di salute, ma altresì l'interlocuzione con le proposte autorità giudiziarie di polizia, finalizzate alla verifica dell'attuale pericolosità criminale dell'interessato, soprattutto in termini di capacità di collegamento con l'associazione criminale di riferimento, nonché in ordine alla vitalità di questa. Quindi questo è il passaggio che fa riferimento ovviamente anche ieri al comunicato del Ministro. In relazione allo stato di salute di Cospito, come detto, questo è attentamente e costantemente monitorato e risulta altresì autorizzato l'ingresso di un suo medico di fiducia. È infatti pacifico che lo Stato deve salvaguardare la salute di ogni ristretto, anche nel caso come questo in cui sia lo stesso detenuto, per qualsivoglia ragione, a determinare le basi per il deterioramento delle sue condizioni generali insistendo nello sciopero della fame. Ieri, come noto, su consiglio dell'autorità sanitaria, l'ASL quindi di Sassari,
e in ragione delle difficoltà a poter eseguire in tempi rapidi indagini strumentali necessarie al monitoraggio della situazione clinica, certamente in continua evoluzione, ma non ancora compromessa, è stato disposto il trasferimento ad altra struttura penitenziaria, carcere, quindi Milano di Opera, poiché questo carcere è dotato di centro clinico, così da poter garantire l'assistenza necessaria a ogni evenienza. Termino, va riferito che, e questo è importante saperlo, un ulteriore dato che magari non è emerso, il 27 gennaio ultimo scorso, quindi pochi giorni fa, l'ufficio di sorveglianza di Sassari, in via d'urgenza e in attesa della pronuncia da parte del competente tribunale di sorveglianza, ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a giustificare un rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, reputando l'attuale stato di salute costantemente monitorato e tutelato comunque compatibile con il regime detentivo. Grazie sottosegretario, la parola all'onorevole Dori per la replica. Sì, grazie Presidente. Sottosegretario, in questi giorni voi avete più volte affermato che non scenderete a patti con chi usa violenza e minaccia come strumento di lotta politica. Giustissimo. Se però il patto a cui vi riferite sarebbe la revoca del 41 bis a Cospito, voi offendete anche le centinaia, le migliaia di intellettuali, giuristi, magistrati, avvocati, scrittori, artisti e via di seguito, garanti dei detenuti, che da settimane si appellano al Ministro Nordio, al Presidente Mattarella, anche al Papa, per arrivare alla revoca del 41 bis a Cospito. Questo lo dico per evitare che coloro che chiedono la revoca del 41 bis, anche tanti cittadini, vengano fatti passare come fiancheggiatori di violenti o estremisti. Il ministro Nordio ha affermato che la tutela della salute di ogni detenuto è la priorità, però Cospito ha perso 45 kg, anche se dalla risposta del ministero sembra che stia abbastanza bene. Sono passati più di 100 giorni da quel 18 ottobre quando iniziò lo sciopero della fame, 3 giorni dopo il ministro giurava sulla Costituzione. Dalla sua risposta, sottosegretario, però non è chiaro come il Ministero della Giustizia intenda evitare un tragico epilogo, come intenda salvarla la vita di Cospito, che è un detenuto, quindi è un nostro dovere come Stato salvarlo. È vero che Cospito è stato portato nel carcere, come è stato detto, di Milano Opera, ma il suo avvocato ha anche detto che finché non gli verrà revocato il 41 bis non accetterà somministrazioni di cibo. Questo quindi il problema resta. Se volete quindi davvero mostrarvi forti, allora non fatevi condizionare dagli estremisti. Potete revocare il 41 bis a Cospito, non perché ve lo chiedono gli estremisti, ma perché ve lo chiedono anche migliaia di persone che hanno a cuore i valori della nostra Costituzione e che trovano inaccettabile che una persona possa morire in carcere, sia quando si tratti di un suicidio, come è successo ancora 2 giorni fa a Terni, sia quando si tratti di una protesta. Quindi prima di qualsiasi alchimia giuridica o politica esiste la vita e il senso di umanità. Grazie. Passiamo alla successiva interrogazione. Passiamo alla successiva interrogazione. A firma grazie. Vicepresidente, lei sa che siamo ancora in seduta, quindi poi si può interloquire a parte. Passiamo alla successiva interrogazione. A firma dell'onorevole Gianassi, a cui do la parola, ad oggetto iniziative di carattere ispettivo conseguenti alle ipotizzate violazioni della normativa in materia di intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Padova che vede coinvolti il Presidente della Regione Zaia e il Professor Crisanti. A lei la parola. Sì, grazie Presidente. Il Ministro Nordio già in occasione dell'audizione presso la Commissione Giustizia della Camera criticò lo strumento delle intercettazioni e in particolare denunciò arbitri, pilotaggio delle indagini, porcherie, discrezionalità, arbitrarietà esercitate da magistrati nella gestione delle intercettazioni. Ha ribadito tale concetto anche nella comunicazione del 19 gennaio alla Camera dei Deputati, in particolare in quell'occasione ha citato anche un caso, quello relativo alla diffusione di intercettazioni definite irrilevanti tra il Presidente della Regione Zaia e una terza persona.
Poiché in Italia esiste una legge del 2017 entrata successivamente in vigore che prevede sanzioni molto robuste e pesanti verso coloro che violano le regole in materia di intercettazioni, in particolare diffondendole in modo arbitrario, la domanda che già in quell'occasione avevamo posto al Ministro, ma alla quale non avevamo avuto risposta, è se il Ministro, in base alle proprie prerogative, abbia esercitato i diritti lui conferiti e in particolare il potere ispettivo assegnatogli dalla legge sul caso da lui denunciato e sugli altri a cui ha fatto riferimento nel corso delle audizioni in commissione e in aula. Grazie, la parola al sottosegretario. Allora, innanzitutto va posto in risalto che il Ministro della Giustizia ha ripetutamente affermato con estrema chiarezza che il Governo non intende in alcun modo intervenire sulle intercettazioni che riguardano il terrorismo, la mafia e ovviamente quei reati che sono satelliti di questi fenomeni perniciosi. Appare invece necessario monitorare e vigilare sulla corretta applicazione della normativa che ha informato la disciplina delle intercettazioni e riforme che ha preso avvio con la legge 23 giugno 2017 numero 103, con cui il Governo è stato delegato a modificare l'impianto normativo anche a seguito e soprattutto al fine precipuo di garantire una maggiore riservatezza dei colloqui captati e che è stata attuata con il decreto legislativo 29 dicembre 2017 numero 216. Mi riporto al seguito della relazione specificando che l'attività di monitoraggio e vigilanza dovrà portare a un perfezionamento dell'impianto normativo esistente e volto ad assicurare in maniera compiuta la riservatezza delle conversazioni e comunicazioni oggetto di intercettazione. Occorre infatti, al di là dell'impianto sanzionatorio, elaborare un sistema che limiti preventivamente il più possibile la diffusione delle intercettazioni, soprattutto se irrilevanti, e ciò a tutela in via prioritaria del cittadino, in particolare se non coinvolto nell'attività investigativa, ma anche della segretezza delle investigazioni stesse, a volte irrimediabilmente minate da una precoce e illegittima discovery. In sostanza, pare necessario prevenire più che sanzionare. E su questo punto sono certo che vi sia la piena condivisione di tutte le forze politiche. Pertanto nessuno scontro ideologico e nessuna delegittimazione, ma tutt'altro. Auspico quindi il contributo fattivo anche delle forze di opposizione. Ciò posto, con riferimento alla specifica vicenda, attraverso gli uffici competenti, l'Ispettorato Generale ha avviato, come sempre avviene e avverrà in questi casi, una richiesta di istruttoria. Grazie, la parola all'onorevole Gianassi per la replica. Sì, grazie Presidente, grazie al Sottosegretario. Mi pare di capire che rispetto al caso specifico la risposta poi si sia spostata sul tema più generale delle intercettazioni e il sottosegretario abbia quindi affermato che il governo non vuole intervenire sulle intercettazioni che riguardano terrorismo, mafia e tutti i reati satelliti. Deduco, non aggiungendo altro, che non c'è volontà da parte del governo di escludere alcuni reati oggi oggetto di intercettazione, la possibilità di essere appunto oggetto di intercettazione. E che mi pare di capire da questa risposta il primo compito che si pone il governo è svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza prima di adottare eventuali proposte di modifica normativa sul sistema delle intercettazioni, a partire quindi dall'analisi sulla legge esistente, la riforma Orlando sulle intercettazioni. Non mi pare che vengano aggiunti evidenziazioni di vulnus rispetto alla normativa esistente e che quindi ogni valutazione circa la modifica della normativa in materia di intercettazioni è rinviata e non è oggetto di volontà di intervento da parte del governo, che rinvia qualunque scelta sulle intercettazioni a esito di attività di monitoraggio e vigilanza sull'impianto attuale. Mi pare una posizione radicalmente diversa da quella che il Ministro Nordio ha espresso in commissione e in aula, ma ne prendiamo atto favorevolmente. Grazie. Bene, passiamo all'ultima interrogazione a firma dell'onorevole Giuliano, ad oggetto iniziative volte all'adeguamento delle tariffe professionali dei consulenti tecnici d'ufficio dell'autorità giudiziaria. La parola all'onorevole Giuliano.
Grazie Presidente, i compensi che spettano a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni che svolgono quali ausiliari dell'autorità giudiziaria sia in campo civile che in campo penale sono disciplinati dal DPR 115 del 2002 e in particolare l'articolo 54 del DPR prevede una loro rivalutazione ogni 3 anni tramite un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze. Questa rivalutazione non è mai purtroppo avvenuta e certamente è invece necessario adeguare prima e poi aumentare le tariffe professionali di questa grande platea di professionisti. In particolare abbiamo in questo senso anche una sentenza della Corte Costituzionale dell'89 del 2020 che appunto parla non soltanto di un adeguamento sulla base dell'articolo 54 ma anche di una ovviamente possibilità da parte del legislatore in base all'articolo 50 di procedere ad un aumento delle tariffe professionali. E quindi la mia domanda al sottosegretario Stellari è proprio quali siano gli intendimenti del Ministero in ordine all'adeguamento prima e all'aumento poi delle tariffe per questi professionisti che svolgono una fondamentale attività di ausilio rispetto alle competenze del giudice. Grazie. Grazie, la parola al sottosegretario. Sì, mi riporto anche qui alla nostra risposta scritta e preciso che in effetti la normativa vigente prevede dei meccanismi di adeguamento dei compensi al mutato costo della vita per mantenere immutato il valore effettivo nel tempo. Sul punto merita di essere rimarcato che è attualmente allo studio la bozza del provvedimento dirigenziale redatta di concerto con il ragioniere generale dello Stato di adeguamento della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. In relazione alla variazione accertata dell'Istat, dell'indice dei prezzi del consumo per le famiglie di operai e impiegati da agosto 99 ad agosto 2019, si rappresenta che in sede di discussione del disegno di legge di bilancio è stato messo in votazione l'ordine del giorno 9/643 bis finalizzato a impegnare il governo ad adottare le misure oggetto dell'atto di insindacato ispettivo. Tale proposta risulta però essere stata respinta dalla Camera dei Deputati nella seduta del 23 dicembre 2022. Grazie, la parola all'onorevole Giuliano. Grazie Presidente, purtroppo registro una mancata totale apertura purtroppo del Ministero su questo tema. Voglio sottolineare non solo che riguarda una platea ampissima di professionisti, ma voglio sottolineare due cose. Non c'è stata mai rivalutazione, quindi gli onorari sono quelli del 2002, sono passati 20 anni e in più noi stiamo assistendo in questo momento ad un'inflazione galoppante, quindi vuol dire svilire l'attività altamente professionale e che comporta anche una consistente correlata responsabilità di tutti questi ausiliari. E purtroppo confermo al sottosegretario che il governo in sede di legge di bilancio ha respinto il mio ordine del giorno che aveva contenuto analogo e che chiedeva l'adeguamento delle tariffe, in base al DPR 115 del 2002 e poi l'aumento. E registro un ulteriore dato negativo, sottosegretario, su cui invece vorrei la sua attenzione. Perché non solo in legge di bilancio voi avete tolto in 3 anni 36 milioni di euro nel comparto polizia penitenziaria e amministrazione penitenziaria, ma proprio nel settore che si occupa anche dei compensi a queste figure
avete posto in essere un vero e proprio definanziamento. Quindi a questo punto io devo intendere che non solo non avete intenzione di aumentare, ma non avete intenzione, pur essendo passati 20 anni e pur trovandoci in una situazione di inflazione allarmante, non avete nessuna intenzione di adeguare tramite il decreto che citavo queste tariffe professionali. E credo che sia assolutamente allarmante e svilente per tutta una categoria. E infatti nella legge di bilancio, proprio nel settore che si occupa di questo, i servizi di gestione amministrativa per l'autorità giudiziaria, vede un decremento di 31,6 milioni di euro. Quindi io continuerò e con il mio gruppo a sollecitare un intervento del Ministero tempestivo su questo argomento che ritengo fondamentale, e mi dispiace che su questo ci sia una totale chiusura del Ministero. Grazie. Grazie onorevole Giuliano. Abbiamo concluso le interrogazioni a risposta immediata previste all'ordine del giorno e quindi la seduta è tolta. Grazie e buon pomeriggio a tutti.